Buonasera a tutti e tutte, grazie per essere intervenuti in questo webinar. Oggi ci occuperemo di Docker, come sapete. Questo è uno dei webinar, dei vari appuntamenti che abbiamo organizzato sulla Cloud Automation e sappiamo che il prodotto Docker sta riscuotendo moltissimo successo negli ultimi anni. Quindi oggi faremo una piccola introduzione al tool e vedremo. Lo vedremo all'opera, quindi l'agenda di oggi è molto semplice. Faremo innanzitutto chiarezza su cosa sia Docker, poi vedremo quali sono i benefici di Docker, passeremo in rassegna i tool principali che ci servono per poter far funzionare Docker e vedremo soprattutto Docker in azione. E cos'è Docker? Beh, Docker, diciamo che i contenitori Docker includono dei pezzi di software dentro a un file system, molto banalmente. Quindi i container ce li immaginiamo così, un file system che è pronto a contenere dei pezzi di software. E che pezzi di software contiene? Tutto ciò che è necessario per far girare un'applicazione, per installare un server, e quindi i tool di sistema, le librerie di sistema, il codice, gli strumenti necessari di supporto al runtime. Quindi tutto questo finisce alla fine in un file system. E il container Docker altro non è che questo file system. Il motivo per utilizzare Docker è che possiamo avere garanzia che il software girerà sempre nello stesso modo, qualunque sia l'ambiente in cui noi lo andremo a mandare in run. Questo è molto importante perché, come sapete, la fase successiva, quella dello sviluppo, cioè la fase di staging e poi ancora di più la fase di produzione, è spesso molto delicata. Quello che si sente dire in genere dagli sviluppatori è funziona sulla mia macchina. Questa è diciamo, no? Il classico, la classica posizione di chi è addetto allo sviluppo, perché giustamente è vero, funziona sulla sua macchina, ma il problema è che deve funzionare su altri organi. E quindi noi con Docker vogliamo realizzare un pulsante rosso che noi premiamo e automaticamente, senza darci più di tutta una serie di cose, come vedremo, che poi fanno parte un po' della vita del sistemista, premendo questo pulsante rosso, dopo ovviamente aver configurato tutti gli strumenti a puntino, la nostra applicazione andrà direttamente in staging, direttamente in produzione. Questo è un piccolo miracolo, perché noi sappiamo invece quanto sia difficile, no? Far funzionare le cose passando da un ambiente ad un altro. Allora, Docker in poche parole: leggero, aperto, sicuro. Mettiamo un asterisco sulla parola sicuro e ci torniamo dopo. Leggero, questo è molto importante, i contenitori sono leggerissimi, a volte come decine di K sono sufficienti. Aperto, è open source, è basato su Linux, ma ha anche delle API aperte, come oggi vedremo. Semplifica il building, lo shipping e il running delle applicazioni. Quindi io, una volta che ho l'applicazione pronta, voglio fare un building, riesco a farlo facilmente. Devo trasportare questa applicazione buildata da un ambiente ad un altro, cioè da un computer ad un altro computer, molto facile, lo posso fare con Docker. Infine il running, cioè quando lo mando in running, anche lì ho bisogno che ci sia un supporto che faccia funzionare le cose. Quindi sostanzialmente è un sistema di contenitori per il trasporto di codice. Ecco, lo vediamo anche da loro stesso, la balena non sopra i pezzettini che fa i container. Quindi la balena trasporta questi container. Gira nativamente su Linux, recentemente è stato introdotto anche su Windows Server, quindi dal Windows Server 2016 abbiamo anche una versione Docker nativa. Vi spiegherò dopo come si faceva precedentemente a utilizzare e come ancora oggi si può fare. E gira su Linux, su Windows e su Mac come client, quindi le macchine di development ci sono client Docker per tutte, insomma, le principali architetture e sistemi operativi. E soprattutto Docker
si fonda sul concetto di immagine e di contenitore. E questi due concetti noi li dobbiamo oggi vedere bene, perché capendo questi il resto è tutto assolutamente facile. Che cos'è l'immagine Docker? Beh, facciamo subito un esempio invece di tante parole. Un sistema operativo Ubuntu Linux, con sopra, per esempio, una piattaforma Node.js, che è una piattaforma particolare che serve per costruire e gestire dei web server, e del codice applicativo. Tutto questo, alla fine della fiera, è un file system. Su questo siamo d'accordo? Ebbene, questo può diventare un'immagine Docker. Che cos'è invece un contenitore Docker? Si parte dall'immagine, quindi si crea a partire dall'immagine, ed è qualcosa che vive realmente, che può essere mandato in run, che può essere startato, stoppato e quant'altro. Quindi è l'immagine, possiamo dire che è solamente una dichiarazione di intenti, invece contiene la realizzazione. Vediamo un po' più nello specifico. Immagine. L'immagine innanzitutto è un template a sola lettura, non può essere modificato, e si compone di tanti strati di file system, quindi è un file system stratificato. Come vedete nella figura, ogni strato può contenere vari software. Node.js, come abbiamo detto, o anche Python, o .NET, partendo dal basso. Poi ci può essere un framework di file logging, ci può essere un pezzo di codice nostro, ci possono essere alcuni comandi particolari che vogliamo che vengano eseguiti in queste immagini. Ecco, tutti questi layer hanno una determinata dimensione e hanno un identificativo univoco sulla sinistra, e sono stratificati uno sopra l'altro. Ricordiamolo ancora, è un template a sola lettura, serve quindi per condividere, diciamo, con altri, una struttura, un blueprint, quindi diciamo così, come un progetto, una linea guida, che però non è ancora nulla, non è ancora nulla. Notate che le immagini si possono reperire online, c'è un luogo particolare che si chiama Docker Hub, dove trovate tutte le immagini che vi possono servire, tutte le, insomma, applicazioni, piattaforme che sono in uso oggi, e noi stessi ci possiamo pushare le nostre immagini su Docker Hub. Che cos'è allora il container? Bene, prendo un'immagine e, diciamo, come se istanziassi queste immagini, quindi fermo restando che l'immagine io la blocco, completamente bloccata, quindi non la tocco in alcun modo, ci aggiungo uno strato random, pin read path layer, che vedete lì in alto, che è la parte che cambia. Dentro questo strato ci sono tutte le informazioni sullo stato, sugli eventuali errori avuti, sui nomi, insomma, una serie di metadati che, diciamo, sono quello che sta succedendo realmente a quel contenitore che è stato lanciato, che è stato stoppato, startato e quant'altro. Ovviamente, può essere anche mosso e cancellato il contenitore, no? Una volta che io l'ho istanziato, lo posso trattare in molti modi. Benissimo, ma andiamo un po' più, diciamo, nello specifico. Che cos'è un contenitore? È qualcosa che ci ricorda la macchina virtuale, no? Però devo dire che è molto più leggero. Bene, vediamo da questa slide che cosa si intende. C'è un'infrastruttura di base, può essere un computer, può essere un server, può essere un cloud. Sopra questa infrastruttura c'è un sistema operativo host, che poi noi sappiamo che grazie a degli hypervisor, che esistono tanti in circolazione, open source e anche non open source, grazie a degli hypervisor noi possiamo creare degli ospiti di questo, dei guest operating system, dentro i quali poi metteremo binari, librerie, applicazioni, che poi abbiamo da soli. Questa è la virtual machine, ed è un oggetto sicuramente più maneggevole di una macchina fisica, ma ancora abbastanza pesante. Può arrivare anche a qualche gigabyte, in quanto è completo, è una macchina completa a tutti gli effetti, contiene tutto, persino il kernel. Ecco, il container invece no, non contiene il kernel. Il container, si parla infatti anche di virtualizzazione a livello di sistema operativo, e quindi devo utilizzare come kernel quello che ho sotto al mio host. Ciò premesso, io posso praticamente tirare su la stessa cosa poi alla fine, quindi tolgo i guest e mi rimangono le applicazioni, strumenti di supporto, le librerie,
delle mie varie applicazioni che vanno a vivere su uno strato, il Docker Engine, che è quello che consente a questi contenitori di vivere. Poi sono uguali in tutte e tutte le risoluzioni, ma molto più leggeri. Vediamo che cosa significa. Beh, leggeri vuol dire che ci sono tempi di avvio anche di un secondo, quindi veramente molto leggeri. Con la macchina virtuale sappiamo che qualche secondo dobbiamo aspettarlo, no? Poi sono portatili, siccome sono basati, come ho detto, sul kernel di Linux, dal 3.10 in poi non c'è più problema, questi contenitori possono migrare senza problemi su altre macchine che funzioneranno perfettamente. Sono autoconsistenti, quindi includono tutte le dipendenze, questo l'abbiamo già detto. E quindi in buona sostanza questo è ciò che ci consente di eseguire le applicazioni praticamente in ogni luogo. Vediamo ancora un po' più nello specifico che i container sono isolati attraverso il kernel. In particolare c'è LXC che è proprio un tool di Linux che serve per creare container e che fu inizialmente utilizzato per lo sviluppo di Docker. Poi è stato sostituito da libcontainer, ma il concetto rimane più o meno quello, quindi c'è uno stato di isolamento sul kernel. Le librerie, questa è una cosa in più che diciamo adesso, possono anche essere condivise tra più immagini, sempre per risparmiare, diciamo, andare verso la leggerezza. Solamente il kernel è ciò che viene condiviso dall'host e dalle immagini Docker. Bene, veniamo ai benefici di tutto questo discorso, che sono fondamentalmente quattro. Cominciamo dal primo. Veniamo ad accelerare diciamo, la chiamata a bordo degli sviluppatori, quindi è molto facile per nuovi sviluppatori inserirsi nel processo di sviluppo e quindi cominciare a utilizzare i container e a codare direttamente. Ecco, questo proprio perché tutto quello che è la parte infrastrutturale viene gestita automaticamente da Docker e dai contenitori Docker, quindi lo sviluppatore non deve stare lì a pensare come farsi sul proprio computer il suo ambientino di sviluppo come tradizionalmente è abituato a fare, poi dopo comincia a sviluppare e alla fine si troverà il problema, ma sulla mia macchina funziona. No, non è così, lo farà funzionare direttamente sul contenitore Docker, quindi è più facile, puoi iniziare subito a lavorare, subito entra nel processo di sviluppo senza nessun problema. E poi noi sappiamo che su queste infrastrutture, diciamo che poi sono dei contenitori, possono girare anche diverse app. Bene, noi possiamo eliminare completamente i conflitti tra le app proprio in virtù del fatto che ogni contenitore posso istanziare più contenitori per la stessa immagine e quindi posso evitarmi tutti quei problemi che si hanno quando più app vanno a condividere delle risorse infrastrutturali. E poi c'è la consistenza, infatti le infrastrutture che stanno sotto alle applicazioni sono perfette, funzionano, e una volta che funzionano, funzioneranno per sempre, non c'è più bisogno di cambiarle. Quindi andando dai vari ambienti di sviluppo, staging, che è la fase in cui dallo sviluppo si passa al testing, al verificare che tutto quanto funzioni fino alla fase di produzione, in tutti questi tre ambienti c'è costantemente consistenza. E riesco quindi a inviare software facilmente, quindi a rilasciare software facilmente in produzione, proprio per il fatto che posso creare tantissimi contenitori, che sono leggeri, sono veloci, li posso rompere quanto voglio e costruirne degli altri senza pericolo, perché le immagini comunque rimangono sempre a sola lettura, e quindi io riesco molto facilmente a lavorare sulla parte di scritto e ad ottenere quindi un ottimo risultato. Perfetto. Veniamo adesso a un altro punto importante. Dove è che io installo Docker? Beh, lo posso installare localmente, e abbiamo già detto che esistono dei plugin per Linux, per Macintosh, per Windows. Lo posso installare on-premise, cioè all'interno di un server aziendale che in genere è un server Linux, ma appunto, come abbiamo detto, da Windows Server 2010 può esserci anche un Docker nativo Windows, ma diciamo che per ora, ancora fino ad ora, diciamo, i server on-premise su cui funziona Docker sono tutti basati su Windows. E poi c'è, e questa è una parte molto interessante, che oggi arriveremo nella parte finale a vedere, anche, diciamo così, il funzionamento di Docker sulla cloud. E quindi può funzionare sulle cloud pubbliche, per esempio Amazon, piuttosto che Azure,
E Open Stack è ciò che ci interessa a noi, infatti questo è il ciclo di seminari che è dedicato Open Stack, e vedremo infatti come è possibile far girare Docker in una cloud pubblica basata su Open Stack. Quindi questi sono i luoghi dove io posso installare Docker. Vi dicevo poco fa che Windows solo recentemente ha avuto la versione nativa sul proprio server, quindi quello che succedeva era quello che si vede in questa slide. Docker nato su Linux, il client e il daemon stanno sulla stessa macchina Linux, una volta installato va da sé, non c'è bisogno di fare altro, è subito operativo, e quindi può subito sfornare contenitori basati su immagini. Nella parte di Windows o di Mac OS X, invece, bisogna creare un Docker host virtuale, una virtual machine Linux. Infatti Docker è anche integrato con VirtualBox, per questo motivo. E a quel punto, allora, io posso poi dentro a questo host virtuale che ho creato sulla mia macchina client, lì mettere il Docker Daemon e poi cominciare a istanziare cose. Notate che in questo modo io posso istanziare anche delle macchine, diciamo, ca anche cambiare il sistema operativo, no? Quindi utilizzare appunto il sistema operativo Linux su un host Windows, cosa che con la virtualizzazione a livello di sistema operativo non sarebbe possibile perché dovrebbe usare il kernel di base. Ecco, questo era un modo che si utilizzava per poter avere Docker su Windows. Abbiamo detto che oggi è stato superato, ma ancora in uso, anche perché è abbastanza comodo in ogni caso poter usufruire a livello locale di macchine istanziate liberamente con diversi sistemi operativi. Ecco il Docker client che funziona con Windows Server e con Linux. Abbiamo parlato del Docker Engine, sarebbe il demone. E poi c'è la parte infrastrutturale di container che, diciamo, è LXC nel mondo Linux, e nel mondo server, Windows Server invece c'è un sistema a sé. Notate anche che le API di Docker sono diverse per i due mondi, ma il client può utilizzarle entrambe, cioè c'è compatibilità con entrambe le API. Quindi questo abbiamo già detto, non si può stare un contenitore Linux su una macchina Windows e viceversa, questi clienti sono differenti. Allora, per questo motivo si può tuttora utilizzare un sistema tipo VirtualBox. Con appunto Windows si può utilizzare anche Hyper-V adesso, grazie a Windows Server 2016 che supporta Docker. E quindi ad ogni container si può quindi assegnare un kernel virtualizzato. Chiaramente il vantaggio in termini di il problema tecnico. Oh, un'ultima nota, non tutti i token sono gli stessi, ci sono alcuni vendor che forcano dalla traccia, diciamo, propria di Docker e fanno delle versioni divergenti. Invece è importante questo guidato proprio perché lo scopo di Docker è quello di essere costantemente conforme, consistente, perfetto. Non è il caso di utilizzare i non originali. Andiamo direttamente sul sito di Docker ed ecco qui come si può installare su Ubuntu. Beh, innanzitutto, diciamo, dimostro la matrice di supporto che potete trovare sul sito ufficiale di Docker e che ci fa vedere come Docker sia disponibile per moltissimi tipi diversi di sistema operativo. Ecco qui la matrice che potete vedere. E come vedete c'è una versione enterprise, una versione community al solito. Per Debian c'è solamente quella community, per Ubuntu ci sono entrambe, è chiaro che le distribuzioni più commerciali tenderanno ad avere la versione enterprise, Red Hat addirittura non rilascia la versione community che invece è disponibile chiaramente per Fedora, qui c'è anche Senta, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, detto questo, noi andremo a installare proprio la versione community. E come si fa? Banalissimo, banalissimo. Ecco, qui ci sono un po' di comandi che poi vi potete fare da soli. Bisogna inizialmente installare questo apt-get-transport HTTPS, ma che serve semplicemente ad apt per usare dei repository sopra HTTPS. Quindi, diciamo,
è uno strumento di supporto all'installazione, non c'entra niente con Dorian. E poi magari tirate giù anche la chiave, e quindi vi tirate giù la chiave di Docker, e così almeno avete anche la sicurezza nello scambio su HTTPS, che tutto proceda, insomma, non ci siano attacchi di uomo nel mezzo. Perfetto, dopodiché comincerò ad aggiungere la repository di Docker, e lo posso fare utilizzando il comando che vedete qui. Fatto tutto questo, che mi serviva semplicemente per aggiungere la repository Docker, diciamo per il mio file cAPT source scritto lì, faccio finalmente un update e poi install Docker C Community Edition, tutto qua, non c'è altro, e poi posso testare immediatamente la mia installazione con il classico Hello World.